Francesco Monte commenta il ritorno in TV di Teresanna e fa una scelta su Cecilia. Francesco Monte intervista oggi, le dichiarazioni su Teresanna Pugliese e la scelta su Cecilia Rodriguez. Nell'ultima intervista rilasciata al settimanale Oggi, Francesco Monte è tornato a parlare di Teresanna Pugliese. L'ex fidanzata che ha scelto A Uomini e Donne è riapparsa in TV dopo tanti anni di silenzio per parlare della rottura tra l'ex tronista e Cecilia Rodriguez avvenuta in diretta TV al Grande Fratello VIP. Francesco ha preferito non replicare alle accuse della napoletana, ma ci ha tenuto a ribadire che non ha più avuto alcun tipo di contatto con lei da quando si sono lasciati quasi 5 anni fa. Non solo, a chi sostiene che i due potrebbero presto tornare insieme ora che non c'è più la sorella di Belen Monte ha chiarito che non può esserci alcun ritorno di fiamma. Nessun ritorno di fiamma tra Francesco e Teresanna. Non l'ho più sentita e vista da quando ci siamo lasciati ha fatto sapere Monte. E a proposito di un eventuale ritorno di fiamma, impossibile, lei ha la sua famiglia. Per me non esistono i ritorni di fiamma, non funzionano. Quando una storia si chiude è finita per sempre. Dichiarazioni che sembrano rivolte anche a Cecilia Rodriguez, con la quale la storia è finita di recente. Certo, ora l'Argentina è felice accanto a Ignazio Moser ma nel caso di un ripensamento Francesco ha già chiarito di non essere interessato ad una minestra riscaldata. Non a caso il pugliese ha deciso di non nominare più la modella imprenditrice, nell'ultima intervista non ha mai fatto il nome di Cecilia ma si è limitato a usare espressioni come la mia situazione, quello che mi è successo. Francesco Monte pensa solo al lavoro in TV. Se gli affari di cuore vanno decisamente male, diversa è la situazione lavorativa. Francesco è uno dei personaggi più richiesti del momento per le serate in discoteca. In primavera sarà protagonista in TV della seconda stagione di Furore e a gennaio partirà per la nuova edizione dell'Isola dei Famosi. Qui ritroverà l'ex cognato Stefano De Martino scelto dalla produzione in qualità di inviato.